Bentornati nel mio canale. Ciao a tutti, sono Camilla. Questo è un video diverso dagli altri perché è un podcast di pensieri e parole dedicate a me e a chi si rivede in ciò che dirò. Un altro anno sta volgendo a suo termine. Mi fermo un attimo, chiudo i miei occhi e provo a ripercorrere con la memoria di ciò che è stato. Sicuramente un anno difficile. Un anno strano, un anno pieno di emozioni contrastanti, difficile da descrivere, solo da provare. Dolore e tristezza sembrano sentimenti che prevalgono sulle emozioni, come la felicità. Ma sappiamo tutti che non è così, perché alla fine di ogni storia vince su tutto i dolci ricordi, quelli che più ci riempiono di gioia. E questa forza ci spinge ad andare avanti più forti, a volere, a desiderare e ad assaporare altri momenti così nella vita. Qualcuno disse: vivi ogni giorno come se fosse un dono. È così, come se fosse un dono regalato da qualcuno che ami, da preservare, da prenderne cura. Ancora ho gli occhi chiusi. E vedo le nuove persone che ho incontrato in questo cammino, chi è sempre rimasto e chi non è potuto rimanere per un motivo o per un altro. Sono prevalsa momenti da pensieri negativi che mi spingono a pensare che chi non è potuto rimanere non è altro che una scusa data a me stessa per non ammettere che chi non è potuto rimanere è qualcuno che non voleva rimanere. Alla fine è sottile la differenza tra chi non può e chi non vuole. Ripercorro ancora un po' i ricordi a occhi chiusi. Ricordo qualcuno mi disse che in amore il tempo non è mai sprecato e ne sono più che convinta che sia così. Ho amato tanto e spero anche voi, miei cari ascoltatori. Se potessi dare un consiglio spassionato in questo breve arco della vita che ho vissuto, vi direi: amate, amate e amate. Il sorriso sul volto di chi amate vale più di qualsiasi altra cosa su questa terra. Amate il prossimo, amate chi è diverso e soprattutto amate senza paura. Alla fine di tutto questo viaggio chiamato vita, guarderete indietro e capirete che non era una macchina nuova, o una casa, o un diamante a rendervi felici, ma le persone che avete avuto accanto. Ora apro gli occhi e davanti a me vedo me stessa di oggi, un poco diversa da anni fa, come penso sia normale, ma sempre uguale e allo stesso tempo più forte ad ogni caduta, con la speranza che il domani sarà sicuramente meglio. Che tutto accade per insegnarci a crescere e a superare diversamente le difficoltà che la vita ci porge davanti. Non voglio augurare un buon anno a nessuno, io voglio che il 2021 sia un anno dove sia io a renderlo migliore, non con la speranza che qualche entità faccia miracoli. E voglio che lo stesso sia per tutti voi. Rendete il 2021 un anno meraviglioso. E la cosa più importante, aprite il cuore, abbandonate le paure e amate.